Ciao a tutti ragazzi, questa sera come avevo promesso parleremo della carburazione. Come ultimo video della serie di tre relative al carburatore vi spiegherò un po' questa cosa parecchio temuta e poi che ci fa un po' paura. Che cos'è la carburazione? La carburazione è quella cosa che mi permette di far girare il motore della moto. Faccio un po' l'Alberto Angela della situazione. In parole povere, si tratta di regolare la miscela fra aria e benzina che viene spruzzata all'interno dei cilindri del motore, tramite lo scoppio mi fa muovere i pistoni e mi fa girare il motore. È una cosa semplice, nel senso che si tratta solo di miscelare la benzina con l'aria per trovare quel rapporto giusto che mi permette poi, tramite la scintilla delle candele, di generare lo scoppio. È molto semplice, ma è difficile, nel senso che il carburatore è uno strumento abbastanza complesso. E la carburazione a volte e a molti spaventa perché non tutti si fidano a metterci le mani, non tutti la capiscono. L'ho capita io che sono ignorantissimo, ok? Come vi dicevo nei video scorsi, il mio primo carburatore che ho smontato è stato questo, della mia Harley. E mi ha fatto innamorare, nel senso che non vedo l'ora di rimetterci le mani per rismontarlo e revisionarlo di nuovo. E mi piace anche fare la carburazione, perché comunque riesco a settare la moto come voglio e la sento mia, ecco. Cosa devo fare per carburare? Allora, se guardiamo nei manuali, guardiamo il video, guardiamo un po' di qua, un po' di là, iniziano a fare paroloni come rapporto stechiometrico, percentuali, percentili, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, alla fine del discorso, stucca stucca, come si dice qua da noi, per uno che utilizza la moto come sottoscritto, quello che faccio io va più che bene. Anche perché la carburazione ottimale bisognerebbe farla ogni giorno. Mi spiego meglio. Come ovviamente, se vi siete già informati su questo argomento, avrete sicuramente letto, la carburazione varia in base alla temperatura dell'aria, in base alla pressione atmosferica, in base all'umidità dell'aria, in base al tipo di filtro che ho montato piuttosto che al tipo di marmite. Dopo andrò a spiegarvi bene in che modo varia in base a queste caratteristiche. Per cui sapete benissimo che la temperatura dell'aria alla mattina, soprattutto in questo periodo, ha una temperatura. A pranzo cambia già di 10 gradi e c'è molto più caldo. L'umidità anche qua varia, perché magari è una giornata secca, fa il classico temporalone estivo e mi butta sull'umidità fotonica e quindi sono già fregato, dovrei ricarburare di nuovo. Allora, la carburazione ottimale con le sonde lambda, prendendo le percentuali, le pressioni di scarico, eccetera, eccetera, va fatta nel caso in cui io utilizzi la moto per fare delle gare di corsa, di accelerazione. Allora gli sia senso che io mi metta il computer per cercare la carburazione ottimale, ma a me più di tanto non interessa. Quando io ho la moto che mi butta fuori dagli scarichi le emissioni di CO2 o comunque i vari gas di scarico perfetti per la revisione, anzi entro i limiti, diciamo, io sono a posto. Se poi la mia moto consuma anche meno benzina, meglio ancora, certo. Però alla fine quelle piccole variazioni che cambiano dal farlo a mano a farlo col computer, a meno che uno non sia proprio un ignorantone e lo faccia molto grossolanamente, dei consumi non me ne accorgo, ok? Ecco, per cui non dobbiamo aver paura di quello.
perché varia, come abbiamo detto, in base a determinate caratteristiche ambientali, ad esempio, tipo la temperatura dell'aria. Cambia perché il motore si scalda, cioè quando io vado via d'inverno, che fuori ci sono 5 gradi o anche 0 gradi, il motore, essendo più freddo, fa più fatica ad accelerare, fa più fatica, lo scoppio fa fatica ad esserci, perché ho bisogno di una maggior quantità di aria e di benzina, perché ovviamente col motore freddo ho bisogno di mantenerlo ad una determinata temperatura perché il motore lavori bene, per cui devo settare la carburazione. Perché mi varia quella pressione atmosferica, cioè al mare ho una determinata carburazione, se vado in montagna ho un altro tipo, dovrei ricarburare. Chiaro che se io abito in pianura, dove abito io, e vado a farmi il giro sullo Stelvio, ok, faccio un bel dislivello e vado in montagna e sicuramente la pressione atmosferica varierà, però non posso mettermi arrivato sullo Stelvio o ogni 1000 metri di dislivello mettermi col cacciavitino a carburare, cioè potrei farlo benissimo, certo, ma se vado via in un gruppo di 10 persone, tutti hanno la moto di iniezione, io sono un ipocarburatore, capite bene che mettermi al cacciavitino ogni 1000 metri, fermare il gruppo al distributore, no aspetta devo carburare, cioè è un po' una palla, ok? Però nel caso in cui io compro il mio carburatore nuovo, fra virgolette, devo montarlo sulla mia moto e io abito a 2000 metri di altitudine, ok, devo settarlo per la temperatura, per l'altitudine giusta. Ma perché questo? Perché, come sappiamo bene, cambia la quantità di ossigeno presente nell'aria. Più salgo in montagna, diciamo, e meno ossigeno ho nell'aria. Quindi ho bisogno di introdurre una maggiore quantità di aria all'interno del mio carburatore rispetto alla quantità di benzina inserita all'interno del carburatore. Però, questo cosa, come vi dicevo nel video scorso, non posso regolare la quantità dell'aria, ma devo andare a gestirmi la quantità di benzina che metto, perché la quantità di aria è costante. Quindi se avrò per settare, diciamo, al meglio la mia carburazione, cosa dovrò fare? Dovrò mandare intanto l'aria, non posso mettere più aria, ok? Quindi mettiamo che io in pianura ho aria e benzina, ok? Più o meno, facciamo finta che siano a livello, poi magari sono così, ok? Per la carburazione ottimale. Però mettiamo che siano a livello. Cosa faccio? Io vado in montagna, quindi ho meno aria, ok? Per se ho più benzina, è chiaro che la moto va. Però ho delle emissioni maggiori perché brucio molta più benzina, per cui consumo di più e dai gas di scarico mi viene fuori di tutto, per cui devo abbassare anche la benzina. Ma se abbasso entrambe ho poca aria e poca benzina, il motore non scoppia, quindi cosa devo fare? Devo mantenere alta l'accelerazione, quindi vado a regolare la vitina dell'accelerazione. Questo è un esempio, perché parlavamo appunto di altitudine. E questo è tipo compro il carburatore nuovo, ma posso anche comprare una moto usata, magari la compro, non so, a Venezia, in provincia di Venezia, ok, sulla terraferma, e me la porto in montagna perché abito a Belluno o abito in Trentino, Alto Adige, ok. Devo risettare il carburatore, perché ovviamente la moto era tarata anche per un clima più umido, perché sappiamo bene che vicino al mare ho molta più umidità, poi nella pianura padana con le nebbie eccetera eccetera, per cui devo ricarburare tutto, devo risistemare tutto, perché varia a seconda del filtro aria che monto. Varia per lo stesso discorso che dicevo prima, perché col filtro di aria aperto entra molta più aria all'interno del carburatore. Molta più aria vuol dire che ho aria alta, benzina bassa. C'è una bella differenza, quindi devo aumentare la benzina. Aumento la benzina, però aumenta il livello, ho troppa aria e troppa benzina dentro, devo abbassare un po' il numero dei giri del motore. Devo cercare di trovare l'equilibrio.
Cosa vuol dire? Che non è che se io cambio un qualcosa devo stare a fare calcoli sopra calcoli, portarla in officina perché me l'attacchino il computer per carburarla. A seconda di quello che io faccio sulla mia, delle modifiche che io porto sulla mia moto, oppure del luogo in cui vivo o in dove sono solito viaggiare, cioè viaggio più d'estate, d'inverno non lo uso mai, viaggio sia d'estate che d'inverno e quindi devo ritoccare la carburazione, devo fare sempre e comunque gli stessi passaggi, che non sono difficilissimi da fare. Si tratta solo di perdere un'oretta, ok, del sabato mattina, mettiamo, per riuscire a settare questo benedetto carburatore. Per cui, alla fine di tutto, cosa devo fare? Devo prendermi un cacciavitino piccolo, me lo metto nella tasca, accendo la moto, vado a farmi un giretto. Vado a farmi il giretto perché per fare la carburazione il motore deve essere caldo, perché non devo fare la carburazione col motore freddo, perché io devo vedere, perché altrimenti andrà a sballare tutti i lavori, perché poi la moto per la maggior parte del tempo funziona col motore caldo, non funziona col motore freddo, per cui se io faccio la carburazione al motore freddo mi frego. Un'altra cosa importante però è quella di non fare la carburazione lasciando la moto ferma, cioè non è che io accendo il motore, faccio andare la moto e però la lascio ferma, intanto vado a bermi il caffè, mi metto sulla moto in casa, torno fuori, faccio la carburazione, no. Perché? Perché comunque i cilindri devono girare, il motore deve girare, il basamento deve lavorare bene, anche e soprattutto il cambio. Se io lavoro solo sui cilindri, mi si scalda solo la parte alta del motore, non mi si scalda la parte bassa, perché la trasmissione, i cilindri, la frizione, il cambio, resta tutto fermo, perché se sono in folle vanno solo i cilindri, lo scoppio della moto, ma non va tutto il resto, per cui non è una cosa bella per la moto. È meglio che vada a farmi un giro in modo che si scagli tutto, che si scagli bene tutto il complesso. Piccoli problemi tecnici con la telecamera, eccoci qua. Allora, una cosa che non vi ho detto è, se comprate per la prima volta un carburatore, sotto dove dovrebbe esserci la vitina della regolazione della benzina, la troverete chiusa. Perché? Perché ci mettono un tappo di alluminio. Perché loro praticamente il carburatore lo vendono con la carburazione standard, diciamo, cioè quella della casa madre. Nel senso che uno dovrebbe prendere il carburatore così com'è, montarlo sulla moto, marmite standard e filtro originale standard, e la moto dovrebbe andare senza problemi. Però, è sempre meglio fare la carburazione con la moto nuova. Anche, scusate, con la moto standard se compro il carburatore nuovo, perché moto magari che ha qualche anno, il motore gira, ha preso il suo ritmo, insomma è sempre da verificare. Devo togliere quella vitina lì. Come faccio a toglierla? Devo togliere il tappo per accedere alla vitina. Come faccio a toglierlo? Devo prendere il trapano o il levitatore, metterci una punta da foro del 3,5 e cercare di forare piano quel tappo lì. Devo stare attento però, perché ho più o meno una corsa di mezzo centimetro dal tappo alla vite, per cui se vado troppo a fondo, cioè se foro il tappo e mi scivola la punta oltre il tappo, c'è il rischio che vado a rovinare la vite, per cui è meglio se vado pian pianino, e una volta fatto il buco con un cacciavite mi infilo dentro e tiro fuori il tappo e poi la mia vite sarà accessibile. Torniamo a noi per carburare. Allora, abbiamo detto, mi prendo il cacciavitino che mi va bene per quella vite lì. Allora, vedete, o comunque avete visto nei video scorsi, che io in mezzo alle balle ho
compensatore, cioè questo tubo qua che va praticamente da una marmitta, da un collettore delle marmitte a quell'altro. Alcuni ce l'hanno sotto, fra direttamente sotto le marmitte e quindi qua hanno tutto il motore bello libero. Io devo riuscire a infilarmi fra il collettore e i cilindri per riuscire ad arrivare a quella vitinaria, è un po' fastidioso, però devo stare un po' attento perché rischio anche di scottarmi, però ce l'ho sempre fatta. Per cui dovete prendere un cacciavitino, provatelo ovviamente prima di andare via, vedere se va, se riuscite a girare appena appena la vite e se prende bene soprattutto, e tenetevelo in tasca. Poi prendo la monto in sella la moto, le accendo, vado a farmi un giretto. Di quanto? Di mezz'ora? Anche meno. Dipende dal tempo che avete. Volete farvi un giro di mezz'ora? Fatevi un giro di mezz'ora. Volete farvi un giro di 5 minuti? Fate il giro di 5 minuti. In 5 minuti la moto si scalda. Ok? A meno che non andate, non siate in Siberia con meno 40 gradi. Cioè, capite che... Ok. Faccio un piccolo giretto. Mi fermo. E vado. Mi metto al lato della moto. Moto al minimo. Cosa faccio? Allora, dovete vi faccio, provate a immaginare che ci sia questo tubicino al cui interno passa della benzina e la vite che io devo andare a regolare è come un tappo. Cioè, man mano che io avvito, giro la vite e la avvito, la vite sale per questo tubicino e va a chiudermelo. Ok? Quando io invece vado a svitare, questa vite mi lascia passare sempre più benzina all'interno del mio tubicino. Questo è quello che io vado a fare avvitando o svitando. Ci sono queste due famosissime parole nel gergo della carburazione: ingrassare e smagrire. Cosa vuol dire ingrassare? Ingrassare vuol dire dare più benzina alla mia miscela del carburatore. Per dare più benzina come faccio? Mi basta svitare quella vitina lì in modo da liberare il passaggio all'interno di quel tubo lì e far passare più benzina all'interno del tubo. Per cui io in quel momento sto ingrassando la mia miscela. Se invece voglio smagrire, faccio il contrario, vado ad avvitare, avvitando il mio tubicino, sì, avvitando la vite, il mio tubicino si chiude, in modo che, e passa sempre meno benzina all'interno del mio tubicino. Io devo fare questo passaggio qua, ma come faccio a capire se sto chiudendo troppo il mio tubicino, se lo sto aprendo troppo? Devo fare delle prove, essenzialmente. Cosa faccio? Stando sempre attento a non scottarmi, perché i miei cilindri ormai dopo un po' che vanno iniziano a scottare, anche le marmitte, per cui devo stare attento. Prendo il mio cacciavitino e inizio ad avvitare, cioè a togliere benzina al carburatore. Ad un certo punto, man mano che io avvito, ho sempre meno benzina, la mia moto inizia a singhiozzare perché mi chiede nutrimento per far andare lo scoppio, mi chiede benzina, carburante. Comburente ce n'ho perché l'aria sta già sempre entrando dal filtro, cioè il mio carburatore, la depressione che si forma all'interno dopo lo scoppio mi risucchia l'aria dentro il carburatore, per cui io ho bisogno, l'aria entra da sola, la benzina invece devo tirarmela, devo regolarmi, cioè anche la benzina entra da sola, però non va dentro costante, ma va dentro in base a quanta vitina io giro, diciamo così. Per cui io avvito e faccio andare sempre meno benzina all'interno del mio carburatore, finché la moto inizia, come dicevamo prima, a singhiozzare. Cosa vuol dire? Che mi chiede aria, benzina, perché ha troppa aria. In quel momento lì, se io continuo ad avvitare e a togliere benzina, a un certo punto la moto si spegne. Se mi capita che la moto si spegne durante la carburazione, non devo prendere paura. Basta solo che svito di nuovo un pelo in modo da dare più benzina alla moto e riaccendo la moto. La moto ripartirà, magari dovrò dare un paio di colpi di acceleratore
in modo che si bagni un po' di benzina intanto la camera di scoppio, e dopodiché vado ad accendere la moto. Accendo la moto e ritorno ad avvitare la mia vitina, in modo che vado comunque a smagrire ancora la carburazione, sempre finché la moto inizia a singhiozzare. Quando ho fatto questo, sento la moto che singhiozza, gli do un quarto di giro in meno, cioè svito la moto di un quarto di giro. Perché faccio questa cosa? Perché io ho trovato praticamente il minimo in cui la concentrazione ideale, la miscelazione ideale di aria e di benzina con la moto che va a regime di minimo, senza accelerare. Cosa succede però? Che quando io accelero ho appunto, come dicevamo prima, una depressione che mi serve per farmi richiamare aria e benzina. Quando io, per cui rilascio dall'accelerazione, mi manca dell'aria e della benzina e rischio che la moto mi si spenga perché all'interno dei cilindri non c'è abbastanza aria e benzina per mantenere attivo lo scoppio successivo, più o meno così. Per cui devo dare quel quartino di giro in meno, cioè devo ingrassarla di un quartino di giro che serve per lo scoppio successivo, per mantenermi attiva la moto nello scoppio successivo. Fatto questo piccolo passaggio, per cui moto calda, faccio il mio giretto, mi fermo, infilo il cacciavitino, avvito finché non sento la moto che inizia a singhiozzare, in quel momento svito di un quarto di giro, provo a dare dei colpetti di accelerazione per vedere che la moto resta comunque accesa, non mi si spegne sbuffando, ok, ma resta accesa. Rimonto in sella, faccio un altro giretto. Perché faccio un altro giretto? Perché devo sentire come risponde il filtro dell'aria e le marmitte con la moto che va. Perché? Perché il motore in marcia, facendo andare la moto, ha uno sforzo diverso che in folle, ok? Per cui i pistoni gireranno in maniera diversa, cioè si muoveranno in maniera diversa, e quindi avrò delle tempistiche di scoppio diverse. In più l'aria che va a finirmi all'interno del filtro sarà maggiore, perché non ho solo quella risucchiata dalla depressione del carburatore, ma ho anche quella che mi viene addosso andando avanti. Per cui devo stare attento a cosa? A quello che sento. Devo stare attento che quando accelero non mi scoppietti la moto, e devo stare attento che quando rilascio l'acceleratore non mi scoppietti di nuovo, cioè sento proprio degli scoppi che vengono dalle marmitte. A cosa sono dovuti questi scoppi? Sono dovuti sia... Allora, possono essere dovuti a varie cose. Partiamo dalla carburazione, dai problemi della carburazione. Scusate. Allora, questi scoppi... Allora, scoppi in rilascio, vuol dire che io mollo l'acceleratore perché sto arrivando ad uno stop o alla rotonda e la moto scoppietta. Cosa succede? Che ho della benzina incombusta, vuol dire che non è scoppiata, all'interno del cilindro. E mi scoppia fuori, cioè mi scoppia, arriva all'interno delle marmitte, trova le marmitte incandescenti e si brucia e mi dà questo scoppio, mi dà questo botto o questa serie di botti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho messo troppa benzina, per cui devo smagrire, devo dare sempre quel quartino di giro in più alla mia vitina, in modo da tappare il canale che dicevamo prima. Al contrario, io accelero e la moto scoppia, cosa succede? Vuol dire che mi sta entrando troppa aria
mi sta... No, ho detto una stupidata. Piccolo ragionamento. In accelerazione mi scoppia, esatto, vuol dire che per lo stesso motivo io non ho, ho fatto un po' di confusione con quello di prima, io non ho abbastanza benzina all'interno del cilindro e me la ritrovo tutta fuori in uscita. E quindi mi scoppia sempre fuori perché nel momento in cui accelero mi va dentro troppa benzina all'interno del cilindro e non riesco a bruciarla e quindi mi brucia fuori. Una piccola curiosità che non c'entra niente con la carburazione, che c'entra con la carburazione, ma non è dovuta al rapporto aria-benzina. È una cosa che è successa a me ad agosto e mi ha fatto, ma agosto mi sembra sì, e mi ha fatto morire, nel senso che non riuscivo a trovare questo problema, ma l'ho già spiegato in qualche video fa, ma forse non vi ho spiegato bene perché. Praticamente c'è un tubicino che parte da dietro al carburatore e che va alla sonda del Voice. Cos'è la sonda del Voice? È quella sonda che mi va a regolarmi l'anticipo di scoppio delle candele. Praticamente sente quando si crea la depressione all'interno del carburatore e in base a quello, in base a determinati parametri che ci sono all'interno della centralina, va a regolarmi e a dire alle candele quando devono scoppiare. Questo perché per ottimizzare al meglio sempre la miscela di aria e benzina che va all'interno dei cilindri con la scintilla. Cosa succede? Cos'è successo? Mi si è crepato il tubicino e quindi non avevo più la sonda del Voice, non sentivo più questa depressione. E ogni volta che io andavo, che io ero in rilascio, mi sentivo questi scoppietti sulle marmitte in rilascio. Perché? Perché praticamente la scintilla arrivava tardi all'interno del cilindro, cioè non arrivava nel momento in cui mi si apriva la valvola. Mi si butta e la miscela di aria e benzina entrava dentro il cilindro, ok? Ma arrivava leggermente dopo, per cui la scintilla non faceva in tempo a farmi scoppiare tutta la miscela all'interno del cilindro, ma una parte di questa miscela stava già uscendo dal cilindro perché aveva già finito la compressione, la depressione, il cilindro e stava ritornando a comprimere. E quindi mi alzava la valvola di scarico e mi buttava fuori la benzina incombusta e quindi mi scoppiettava fuori. Per cui se come me vi capita una cosa del genere, nel senso che carburate per una settimana di fila e ancora ci sono problemi, guardate questa piccola cosetta che potrebbe tornarvi utile. E magari è quella, non si sa mai. Ok, torniamo a quello che vi avevo detto prima. Comunque sentite scoppi in uscita o in rilascio o in accelerazione, scusate per il piccolo casino che ho fatto prima, per il piccolo lapsus che ho avuto, dovete sempre comunque fare questo lavoretto di regolazione. Mi raccomando, date sempre quel quartino di giro in meno, cioè do quel quartino di benzina in più, ok? Perché così sono sicuro che la moto in accelerazione e in rilascio, anche se è un'accelerazione brusca, la moto non mi si spegne o comunque il motore lavora meglio, ecco. Cambiate filtro dell'aria, fate la carburazione, cambiate marmitte, fate carburazione. Perché? Perché comunque quando io, se ho le marmitte più aperte, ho un maggiore risucchio dell'aria e quando vado a quando sono in compressione mi si crea lo scoppio, mi si apre la valvola, l'aria che esce è maggiore, per cui mi si forma una depressione maggiore all'interno dei cilindri e mi richiama quindi, in base alla depressione, mi richiama più aria, più miscela, per cui devo miscela benzina-aria, per cui devo andare anche lì a ricarburare.
Un'altra cosa che non vi ho detto nei video scorsi, ma mi è venuto in mente, volevo dirvela, rubinetto. Allora, io nel il rubinetto originale del mio Sposter non aveva questo serbatoio, ma aveva serbatoio da 12 litri. E il rubinetto era dall'altra parte, invece adesso ho preso questo serbatoio più piccolo da 8 e ho messo questo rubinetto qua. Il rubinetto che avevo prima era un rubinetto a depressione, anche quello, sempre collegato con la sonda del Voes. Cosa vuol dire che è un rubinetto a depressione? Vuol dire che mi fa scendere la benzina, oltre che per, ovviamente per il rubinetto messo in on, ma anche quando il carburatore mi crea la depressione. Cioè, se io apro, metto il rubinetto on e tolgo la canna della benzina, non esce benzina dal serbatoio, ok? Se però io creo una depressione su quel tubicino lì che va ad attaccarsi al lato del rubinetto del serbatoio, crea una depressione vuol dire che mi metto il tubicino in bocca e inspiro, mi esce benzina. Quando vado a fare questo, come nel mio caso, e vado a sostituire, cioè il rubinetto al vado a sostituire appunto il rubinetto, quel tubicino là che andava attaccato anche quello alla depressione del carburatore e alla sonda del Voes, devo tapparlo, perché sennò ho problemi in rilascio e in accelerazione, perché è sempre per il discorso dell'anticipo sullo scoppio delle candele. Per cui basta metterci o una vitina per tappare il tubicino, o toglierlo e mettere, come ho fatto io, e mettere il tubo diretto dal carburatore alla sonda del Voes, oppure ripiegare il tubo su se stesso, visto che è un tubo morbido, e chiuderlo con una fascetta dell'elettricista, con un pezzo di fil di ferro, e il tubo si chiude e non ho problemi. E quindi anche quello potrebbe essere un problema di carburazione. E se ho sempre il tubicino crepato, devo stare attento perché potrebbe anche non uscire benzina dal serbatoio, dal rubinetto del serbatoio, perché non mi si crea la depressione del carburatore e quindi non mi si apre la membrana che mi fa uscire la benzina dal tappo. E dai, dal rubinetto del serbatoio. Se però mettete come me, in questo caso, un rubinetto normalissimo, non un rubinetto a depressione, state attenti perché ogni volta che vi fermate dovete chiudere il rubinetto della benzina, metterlo in off, perché altrimenti la benzina continua ad uscire. E se avete dei problemi, come ce li avevo io al carburatore, al galleggiante del carburatore, entrate una mattina in garage, perché avete lasciato il rubinetto aperto e vi trovate una pozzanghera di benzina e tutto il motore bagnato di benzina. Perché appunto avevo un problema al galleggiante, per cui continuava ad andare giù benzina perché avevo lasciato il rubinetto, stavolta ce l'ho fatta il primo colpo, il rubinetto aperto e la benzina continuava ad uscire. E quindi mi sono seccato il serbatoio e ho fatto un macello sì in garage e mi è rimasta la puzza di benzina in garage per tipo un mese. E vabbè, la moto sporca ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui state attenti anche a questa cosa. Allora, come al solito vi ho spiegato la mia maniera, cioè un po' rozza e un po' da facciamoci le cose in garage, ok? Però essenzialmente la carburazione per i principianti o per gente come me che non ha voglia di diventare matta di andare in officina a spendere centinaia di euro per far carburare la moto 2, 3, 4 volte all'anno, a meno che non abbiate un'officina di fiducia o l'amico che ve lo fa gratis, vero? Perché se ho il meccanico di fiducia che gli porto la moto e lui non c'è niente da fare, me lo fa gratis, mi chiede 10 euro, 5-10 euro, andateci, fate altro che bene. Se volete provarci, non scoppia la moto, ok? Mai che la vaga, mai che vada, ve la tenete una settimana che la moto va male, non riuscite a darne fuori perché non ci capite questo cacciavitino come fare con i quartini, i mezzi giri, la portate in officina, ve la sistemano, dite oh ragazzi ho voluto provare, non ce l'ho fatta, quel deficiente là del video mi ha spiegato da culo, ok?
E può essere, perché non sono un genio, e comunque, sì, anch'io ho fatto le mie, però io la moto me la carburo 2-3 volte all'anno, anche perché sapete, sì, o comunque la uso in inverno, la uso d'estate, adesso con queste temperature qua, mezzo giretto, con le nebbie che ci sono qua la mattina, poi meglio darglielo una sistemazione ogni tanto, e potete farlo benissimo, non vi mangia nessuno se per una volta provate a farvela voi la carburazione. Ripeto, la moto non vi scoppia in mano, ok? Non rovinate il motore. Quelli che vi dicono, ma no, fate voi la carburazione, guai, siete matti, andate dal meccanico, spaccate il motore, bruciate, vi mangiate centinaia di euro di benzina. No, sono balle. Lo fanno solo perché sono meccanici, devono guadagnare, devono vivere anche loro, poveretti, ma è il loro lavoro, cazzo, cioè. Ok? Volete provare? Provate. Io ho provato, sono andato contro gente che mi diceva assolutamente di non farlo. Moto va bene, problemi non ne ha. Anzi, quelli che l'hanno sentita mi dicono che suona bene. Quindi avrò la manina io, avrò culo, non lo so, comunque ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Ecco, questo è il video della carburazione. Spero vi sia piaciuto. Spero vi siano piaciuti più i video precedenti. Se non avete fatto, se non li avete visti, sono gli ultimi due video che ho pubblicato sul canale, comunque eventualmente ve li linko qui sotto in descrizione. Come al solito, correggetemi per qualsiasi stupidata che ho detto, soprattutto quella che ho detto prima, dove mi sono perso del rilascio e l'accelerazione, che non mi ricordo neanche più cosa ho detto. Comunque, se ho detto stupidata, correggetemi, anzi meglio, perché così mi acculturisco un po' anch'io. E condividete il video, fatelo vedere ai vostri amici, fatemi domande che come posso vi rispondo, perché sono felice di farlo, e imparo anch'io, perché magari ci sono cose che non so, vado ad informarvi per riuscire a darvi delle risposte, e quindi ne so di più anch'io e posso aiutarvi maggiormente. Grazie di avermi visto anche questo video fino in fondo. Non vi ho detto una cosa, che dovevo dirla già nel video scorso, mi sono dimenticato. Anzi, ve l'ho detta, ma non vi ho detto tutto. Abbiamo raggiunto finalmente i 300 iscritti, anzi li abbiamo superati, perché oggi siamo a 313 iscritti al canale. Ragazzi, vi ringrazio. Vuol dire che ci sono 313 persone che mi seguono, non sono poche, perché non ho tutti sti amici, ma vuol dire che per qualcuno di questi, o anche per tutti, sono un po' utile se mi guardano i video o piacciono comunque i lavori che faccio. E come ho fatto un regalino per i 200 iscritti, per i 300 iscritti volevo fare una cosetta un po' più veloce, che mi richiedesse un po' meno tempo, un po' più simpatica, e soprattutto non una persona sola, ma visto che sono 300 iscritti volevo farla a tre persone. Volevo regalare uno dei miei portachiavi, di quelli che faccio con le candele. Allora, nel prossimo video, che sarà una roba veloce, rifarò questa presentazione. Questo qua è solo un breve anticipo. Il prossimo video, che sarà spero la settimana prossima, rifarò una presentazione per appunto questo giveaway, per questo regalo, dove farò vedere i portachiavi, eventualmente qualche spezzone di come faccio a farli, e le regole, fra virgolette, per riuscire a vincere questo regaletto, questo giveaway. Per cui, comunque, commentate il video, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete questo video, così magari avete una chance anche voi di vincere uno di quei portachiavi, se vi piacciono. Condividetelo, che non fa mai male, aumentiamo il numero degli iscritti, e vuol dire che ho più soddisfazione, perché più gente che lo guarda, e vuol dire che sono utile per più gente, e spero insomma di nuovo di far piacere a qualcuno. Ecco. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, buonanotte, spero che riusciate a fare questa benedetta carburazione. Guardate che non è difficile,
guardate che facile, cioè si tratta solo di avere un po' di pazienza, un po' di manualità, ma neanche tanta manualità, perché si tratta di girare un cacciavitino e sentire un po' come risponde il motore, cioè non ci vuole un genio, okay, per farla. Non è che uno deve saper usare il tornio, il trapano a colonna, la fresa, la saldatrice per riuscire a fare la carburazione, si tratta di girare di un quartino di giro, sapete quanto è un quarto, no? Cioè zero, un quarto, ok? Il cacciavitino su quella benedetta vite, capire da che parte svito. Allora, svitiamo senso anti-orario, okay? Anzi, voi che lo guardate, allora per me che sono dalla parte di qua, questo è il senso anti-orario, ok? Di là verso destra. Per voi che siete di là e che mi guardate, dovete fare questo movimento, sì, questo qua, verso la vostra sinistra, ok? Questo è svitare. In questo caso io ingrasso, allora giro verso sinistra, ingrasso, giro verso destra, avvito, quindi smagro. Poi non girate a destra e a sinistra perché la vite sotto, quindi da una parte o dall'altra. Qua il gioco diventa duro. Per cui ragazzi, dai, è semplice, provateci, fatemi sapere se la prima volta che ci provate com'è andata, come non è andata, anche solo per curiosità. Ah, volete fare una prova? Una cosa non vedete, volete fare una prova? Ricordatevi il numero di giri o il numero di quarti di giro che date alla vite per provare questa cosa, per provare questa carburazione. Mai che vada, ritornate indietro col numero di giri che vi siete ricordati e la moto torna come prima e non fate cazzate. E se no, la porta concessionaria, ragazzi, regolatemela, ci mettete la balla. Il mio amico ha voluto provare a carburarmela, mi ha fatto un casino, fammi un piacere, sistemamela. Magari ve lo fanno anche gratis. Magari andate in concessionaria Harley e gli dite, ma ho la moto qua, un problema, ma ascolta, fammi vedere, intanto te lascio giù che la carbura, però sono interessato a cambiare moto perché la carburazione la voglio in iniezione, intanto gli dite 4 ormonale. Loro magari con la scusa di vendervela ve la fanno gratis. Ok, provate. Ci so mai. Basta, sono stufo di parlare. Io sono soprattutto. Buonanotte, grazie per aver visto. Condividete, rispondete, commentate, mettete il pollicione in su, mi raccomando, like a bomba. Buonanotte.